Benvenuti nel mio canale Creando con i Filati. Il protagonista di questo progetto sarà la fettuccia Kigo di color elettrico rame. Ogni rocca pesa 250 grammi ed è lunga 450 metri. Composizione 63% cotone, 33% poliestere, 4% fibra metallica. Ferri consigliati dal 6 all'8, uncinetto dal 5 al 7. Ci servirà un metro, un paio di ferri numero 7, un paio di forbici, un ago da lana e dei marcapunti. Se l'idea di questo progetto vi piace, seguite il tutorial. Dunque, per realizzare questo progetto utilizzeremo la fettuccia Kigo e ferri numero 7. La costruzione di questa maglia si realizza creando due pannelli identici. Una volta realizzati, penseremo all'assemblaggio. Quindi, per la taglia 42, avrò un pannello largo 48 cm per un'altezza di 50. Avvierò il lavoro dalla parte inferiore fino ad arrivare ad un'altezza di 32 cm. Dopodiché andrò a inserire le maniche e vado avanti per un'altezza di 18 cm. Questi 18 cm corrispondono a uno scalfo manica di 18. Ovviamente in base alla vostra taglia vi dovete regolare di conseguenza. Se avete bisogno solamente di un centimetro in più, anziché eseguire i quattro ferri, ne andrete a lavorare solamente due. In questo caso avrete uno scalfo manica di 19 centimetri. Quindi due ferri sono un centimetro, tre ferri un centimetro e mezzo, quattro ferri 2 cm. In base alla taglia vi dovete regolare. Per realizzare il punto prescelto avrete bisogno di un multiplo di 4 più 2. Si eseguono 4 ferri di lavorazione per realizzare il punto. Per la taglia 42 dovete avviare 76 maglie più 2, per la 44 80 più 2, per la 46 84 più 2, per la 48 88 più 2. Per la 50, 92 più 2, per la 52, 96 più 2. Per ogni taglia dovete aumentare di 4 maglie. Il consumo complessivo della fettuccia Kigo è di 270 grammi. Detto questo, andiamo avanti con l'esecuzione del lavoro. Dunque, per realizzare questo progetto utilizzeremo i ferri del numero 7 e la fettuccia Kigo. Per realizzare questo punto dovete andare nel mio secondo canale che si chiama Ferri Uncinetto con Mari. Comunque vi metterò il link sotto il video e nella schermata finale. Questo punto si realizza eseguendo 4 ferri e per realizzarlo abbiamo bisogno di un multiplo di 4 più 2. Per la taglia 42 dovete avviare 76 maglie più 2, per la 44 80 maglie più 2, per la 46 84 maglie più 2, per la 48 88 maglie più 2, per la 50 92 maglie più 2, per la 52 96 maglie più 2. Per ogni taglia in più dovete aumentare di 4 maglie. Queste 4 maglie corrispondono a una larghezza di 2,5 cm. Quindi, capita la realizzazione del punto, dovete proseguire per la lunghezza desiderata. Visto che voglio una maglia lunga 50 cm, andrò a ripetere questi quattro ferri per un totale di 12 volte, che corrispondono ad un'altezza di 32 cm. A questi 32 cm andrò ad aggiungere 18 cm di altezza, che corrisponderanno allo scalfo manica. Realizzati i 32 centimetri, vi farò vedere come realizzare le maniche. In totale otterrò una maglia lunga 50 centimetri. Se volete una maglia un po' più lunga, anziché fermarvi a 32 centimetri, proseguite con i ferri di lavorazione fino ad ottenere la lunghezza desiderata, calcolando i 18, 19, 20 cm in base alla misura desiderata, la somma totale della lunghezza della maglia. Detto questo, procediamo con l'esecuzione del lavoro.
Dunque, sono andata avanti ripetendo i quattro ferri per un totale di 12 volte, che corrispondono ad un'altezza di 32 cm. Per chi volesse una manica un po' più lunga, basta proseguire con i ferri di lavorazione. Calcolate che da questo momento in poi andrò ad aggiungere le maniche e andrò avanti per un totale di 18 cm che corrispondono al mio scalfo. Ovviamente per chi ha una misura un po' più grande dovrà proseguire con più ferri di lavorazione, quindi possono essere 18, 19 cm, 20, 21 e così via. Per l'avvio di questa manica ho aggiunto 10 cm, ho messo su 16 maglie rispettando il multiplo di 4. Quindi per chi volesse una manica un po' più lunga deve aggiungere più maglie. Detto questo, procediamo con l'esecuzione del lavoro. Quindi prendiamo il ferro dove abbiamo aggiunto le maglie e andiamo avanti con le maglie del corpo della maglia. Iniziamo col primo ferro, che sarà realizzato tutto col punto rovescio. Andiamo avanti fino al termine del ferro. Quindi facciamo un piccolo riepilogo. Abbiamo messo su 16 maglie che corrispondono alla manica. Dopodiché abbiamo lavorato il primo ferro col punto rovescio. Arrivato a questo punto dobbiamo mettere su 16 maglie per completare la seconda manica. Quindi andiamo avanti per un totale di 16 maglie. Dunque, abbiamo le prime 16 maglie, le maglie del corpo della maglia più le 16 maglie della seconda manica. Adesso procediamo con il secondo ferro. Iniziamo col vivagno lavorando un punto rovescio. Più 3 maglie insieme col punto rovescio. E procediamo alternando le maglie. In questa singola maglia lavoriamo un dritto, un rovescio, un dritto, 3 maglie insieme col punto rovescio e andiamo avanti così per tutto il ferro. Ho completato il secondo ferro. Arrivato a questo punto procediamo con il terzo e il quarto. Dopodiché andremo a ripetere i quattro ferri fino ad ottenere l'altezza desiderata. Nel mio caso sarà di 18 cm. Detto questo, procedo con l'esecuzione del lavoro. Dunque, ho ripetuto i quattro ferri per un totale di 6 volte e sono arrivata ad ottenere un'altezza di 18 cm, che corrispondono allo scalfo della manica. Ovviamente in base alla taglia vi dovete regolare, quindi se avete 19 cm di scalfo non dovete lavorare 4 ferri ma 2. Allora,
Due ferri corrispondono a un centimetro, tre ferri a uno e mezzo, quattro ferri a 2 centimetri. Quindi, se avete bisogno solamente di 1 centimetro in più, dopo aver terminato i quattro ferri, eseguite il primo e il secondo ferro e vi fermate. Se avete bisogno di 1 centimetro e mezzo, tre ferri, 2 centimetri, quattro ferri. Questo è un calcolo che ho fatto con la mia mano e con i ferri numero 7. Quindi, più lo scalfo della manica è grande, più ferri di lavorazione dovete eseguire. Arrivati a questo punto, procediamo con la chiusura di tutti i punti. Dunque, se dovessimo iniziare il primo ferro, sarebbe dal rovescio, quindi tutti i punti saranno chiusi col punto rovescio. Iniziamo dal primo. Un rovescio. Un secondo rovescio e accavalliamo. Un rovescio e accavalliamo. E andiamo avanti così fino al termine. Ho terminato il pannello e mi ritrovo con un'altezza di 50 centimetri e uno scalfo manica di 18 centimetri. Ovviamente, in base alla misura, i centimetri variano. Terminato questo primo pannello, ne dobbiamo realizzare un secondo identico a questo. Dunque, realizzati i due pannelli, li sovrapponiamo uno sopra l'altro. E li mettiamo dalla parte del rovescio. Abbiamo dritto, dritto, rovescio, rovescio. Pronti per realizzare la cucitura delle spalle e dei fianchi. Per quanto riguarda lo scollo centrale, ho lasciato, allora, da questo punto a questo sono 32 centimetri. Questo scollo sarà appoggiato sulle spalle. Se volete uno scollo un po' più piccolo, dovete lasciare meno centimetri. Quindi andrò a cucire dall'inizio della manica fino a questo punto sono 21 centimetri per spalla. Arrivato a questo punto, procediamo con la cucitura delle spalle e dei fianchi. Vi suggerisco, prima di avviare la cucitura, di inserire dei marcapunti o delle spille in modo da bloccare bene i pannelli e facilitare la cucitura. Detto questo, procediamo con l'esecuzione del lavoro.
voilà, siamo arrivati alla fine del progetto e questo è come si presenta la cucitura. Abbiamo il dritto del lavoro e il rovescio. E questi sono i fianchi, vedete, il dritto e il rovescio. Per quanto riguarda la lunghezza complessiva è di 50 cm. Ovviamente se la volete un po' più lunga, prima di arrivare a realizzare la manica dovete proseguire con i ferri di lavorazione. Per quanto riguarda lo scalfo manica è di 18 cm. Ovviamente in base alla taglia vi dovete regolare. Se la realizzerete, mi piacerebbe vedere le vostre foto. Mi auguro che questo progetto vi sia piaciuto, se così fosse condividete e lasciatemi un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi tutorial. Vi abbraccio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.